Ciao, sono Virginia di pastizzocchi.it e oggi faremo una sirenetta con i materiali che riciclo. Seguici! Ti servono un rotolo di cartone della carta assorbente, cartoncini colorati, fili di lana, una pallina, due conchiglie, colori a tempera, pennarelli, colla e forbici. Accorcia il rotolo di cartone tagliandone 5 o 6 cm. Quindi dipingilo di verde. Puoi evitare di colorare una delle due estremità, perché poi la ricopriremo con il cartoncino rosa. Mentre il colore steso sul rotolo di cartone si asciuga, dipingi di rosa la pallina e lasci asciugare anche questa. Infine, dipingi le due conchiglie con la tinta che preferisci. Ricava dal cartoncino rosa una striscia alta circa 5 o 6 cm e incollala all'estremità del rotolo di cartone che non hai dipinto di verde. A questo punto assicurati che il colore a tempera verde steso sul rotolo sia ben asciutto. Quindi con il pennarello verde scuro disegna le squame della coda della sirenetta su tutta la superficie del rotolo dipinta di verde. Appoggia la base del rotolo su un cartoncino verde e tracciane il contorno. Ai lati del cerchio disegna poi le due pinne della coda. Ritaglia il disegno, quindi incolla la base del rotolo di cartone sul cerchio centrale ricavato dal cartoncino verde. La tua sirenetta sta prendendo forma. Ora non ci resta che inserire la pallina all'interno del rotolo per realizzare la testa della sirenetta. Dato che la nostra pallina era troppo piccola, abbiamo incollato all'interno del rotolo della carta assorbente un rotolo più piccolo, come quello della carta igienica, che è servito da riduttore. In questo modo la nostra pallina c'è stata alla perfezione. Per fare i capelli della sirenetta abbiamo incollato tanti fili di lana arancione alla pallina, lasciando ovviamente scoperto il lato anteriore della stessa, su cui poi disegneremo il volto della nostra leggendaria creatura marina. Completiamo la sua acconciatura con un fiore marino molto particolare, realizzato con il cartoncino giallo e con il cappellino di una ghianda dipinto di rosso. Ora incolliamo sul petto della sirena le due conchiglie precedentemente dipinte, che fungeranno da reggiseno. La nostra sirenetta, realizzata interamente con materiali di riciclo, è già pronta. Ti piace? Provaci anche tu! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.